Però... Oltre a non lavarvi i piedi, sapete fare qualcos'altro? Spiegami. Quindi se al primo appuntamento paghi tu... Appuntamento pago io... Io scappo. Non ho voglia. Giudichi che fai più schifo delle tipe. Okay. Giudichi, perché... E allora? Quale sarebbe la vostra lunghezza ideale? Cioè, quel metro. Cioè, stava andando bene, volevi fare quella ragazza con carattere e tutto. Poi, boom, ti sei bucata dicendo che sei un uomo. Ma tocco. Tocco. Ok. Cos'è, non hai le palle? Su, parla. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Parla, non dai. Non ce l'ho, sì. Lo sapevo. Ehi, perché. Sai quando tipo elimini una persona su un gioco che è morto? I morti non parlano. Yeah. Vai via! Ok. Oltre al sesso non sapete fare altre domande, scusate. Flex. Boba. Già lo sapete, oggi siamo ritornati di nuovo, dopo tanto tempo siamo di nuovo qua per fare... In questa bellissima villa. Già lo sai. Per fare un video interessantissimo. Allora, vedete qua, c'è una tenda. Ci sono delle tipe fresche. Fresche. Sì. Tipe, venite un po' avanti con i piedi. Un po' avanti, un po' avanti. Siamo feticisti oggi. Dai. Stai calmo. Unghie fresche. Allora. Okay. Allora, praticamente oggi noi, i nostri due concorrenti qua, belli freschi. Sei fresco, no? Magari fra. Allora, a te, ma di sì. Sì, freschi, avvicino. Allora, praticamente le bellissime ragazze, no, usciranno una ad uno e loro devono decidere se annusarle oppure toccare. Quindi la scelta loro, cioè. Questo è il primo round. Primo round. Poi step by step alzeremo questa bellissima tenda. Loro si toglieranno le band e tutto il resto è da scoprire. Ok, allora, qua abbiamo Ismael, o se no come... Oh, Leo. Come nome su Instagram, 216 Ismael, capisci? Chiaro. Vai. E qua invece? Vanister, su Instagram Vanister con 3. Già lo sapete, il resto è tutto da scoprire. Bella ragazzi, è ora di iniziare. Allora, primo round. I ragazzi sono bendati. Usciranno una alla volta le ragazze. Qua i ragazzi devono decidere se annusarli, lo so è strano, se annusarli o toccarli. Quindi una alla volta verranno qua fuori e poi da come si rappresenteranno, loro decideranno se toccarli o annusarli. Cominciamo subito. Numero uno, esca fuori. Boh, allora, qua... Qui abbiamo, presentati. Io sono Olly, sono al quinto anno di università. Università. Allora, di dove sei, Olly? Di Bologna. Bologna. Allora, origini? Italo-greca. Italo-greca. Allora, ragazzi, avete sentito la voce? Sì. Cristo santo. Allora, vorrete annusare o toccare? Venite vicini, lascio decidere. Sincero, non usiamo per adesso. Volete annusare? Sì. Ok, allora vieni, una alla volta, qua. Ah, qua, prima. Ok, tocca la sua mano. Ok, se vuoi annusare. Annusa, baby. Ha un buon odore. Ok. Ma basta così, non vuoi annusare più vicino? Porta il collo, ok, mi vedi più vicino. Ok. Basta, avanza. Ti piace? Va bene. Profumo è buono, lo sento anche da qua. Ok, allora Isma, più vicino, la mano. Ah, skinny, eh? Skinny. Cazzo. Sta bueno. Oi. Che lo che? E c'è poca per, brother? Il bacio volevo annusare, però lo sta toccando fuori. No, volevo capire un attimo. Deciso il ragazzo. No, ma va. Quindi, com'è? Ci sta? Ok, allora. Perfetto, Olly, grazie. Lo passi a quell'altro. Allora, è il momento di... Vieni. Ok, presentati. Chiamo Rose e... C'è 9 anni. Ok, di dove sei? Ancona, origini? Congolese. Allora, ragazzi, decidete se annusare o toccare. Io tocco, tu? Seguo Isma. Ok. Allora, Rose, prima davanti, vieni. Dai da sopra. Ok.
Ok. È skinny? È skinny, ok. Va bene. Ok, adesso tocca Isma, la mano. Qua. Fammi toccare i capelli un attimo. Aspetta. I capelli. Ossia, aspetta. No, aspetta. Sei nera? Sì. Perché sei lisce? Perché mi piace così. Ah. Quanto è alta? Vieni. Quanto sei alta? 1,56 m. Cos'è, altezza ideale? Ok, va bene. Dai, passa all'altra. Tranquillo. Ok. Prossima. Allora, presentati. Piacere, Reddy. Reddy, ok. Di dove sei? Etiopia. Etiopia? Oggi abbiamo un po' di mix, un po' di Sud America. Ah, ok. Ok. Accanto a me? Carino? È accanto a me. È accanto a te. No, lo sto chiedendo. Sì, sì, accanto a te. Giuro. Allora, ragazzi, cosa volete fare? Volete annusare o toccare? Annuso. Annusa. Ok, tu? Io annuso. Annuso. Yeah. Ok, vieni. Ok. La mano. Annusa forte. Il collo. Guidami tu. Guidami tu. Normale, dai. Ci sta, ok. Sembra che stiamo usando la rosa, no? Ma fai palestra? No. Cosa intendi che sei per palestra? No, perché... Non so perché hai i cagli. Lo sento. Tra. Ci sta. Ok. Prossima. Allora. Boh, qua abbiamo? Sono Sofia. Sofia. Ho origini russo-ucraine. Russo-ucraina. E studio. Ok, studia. Allora, ragazzi, avete sentito bene, russo-ucraina. Cosa decidete? Tu cosa decidi? Tocco. Ok. Ok, sì, no, tranquillo. Isma ha toccato. Bene. Isma. Ok. Mi caccia delle spalle, zio. Così? Mi capo spalle di me. Onestamente. Oh, dai, giura. Vai in palestra? Sì. Vai in palestra. Aspetta. Stringi un attimo la mano. Sì. A posto. Ok. Boh. Dietro. Boh, adesso secondo round. Siamo ritornati con il secondo round. Allora, praticamente nel secondo round, no? I due si tolgono le band. Potete togliere le band. Allora, si tolgono le band. Ragazze, un piccolo passo in avanti, perché qua arriva il momento del fetish, capisci, no? Allora, partecipanti, sì, pulitevi bene gli occhi. È pulito, no? Ok. Allora, praticamente, no? Le concorrenti sono di nuovo tipo sfasati, non sono in ordine di numero. In base ai piedi. Cioè, tipo, quale vi convince di più? Cioè, tipo, un passo in avanti, ragazze, non avete paura, un passo in avanti. Cioè, partendo dalla prima di qua. Tipo, la prima, cosa ne pensate? Sempre feticisti oggi. Ha dei bei piedi. Bei piedi. Unghie bianche. No, se li cura bene, ci sta. Ok, per lui ci sta, provato. Concordo. Ok, concorda. Allora, numero due. Alle calze, quindi. Voto da 1 a 10. Non si può votare. Oh! C'ha le calze. 1 a 10 fra... C'ha le calze. Però 1 a 10, cioè... Vabbè. 5 nel mezzo. No, perché c'è le calze, non è. Secondo me non arriva nemmeno al 3. No. Alle calze. Voglio vedere i tuoi. Ti giuro, li voglio vedere dopo. Vedrà. Va bene, dopo vedrai anche le sue. Allora.
Numero 3 invece, come vi sembra? Wow. Ci ha provato, ci sta. Cioè, in che senso ci ha provato? Ci ha provato. Dici un po'. Ah, nel senso tipo, ok, ci ho provato. Ok, ci sta. Per te invece? Per me, boh, ci sta normale, dai. Ci sta, ok. L'ultimo invece? Io vedo un'unghia. No. Cazzo. Non hablo. Non habli? Dimmi che almeno quelle su sono messe a posto. Com'è che... No. Ho avuto il tempo di andare dall'estetista. Sì, ci sta. Quindi tipo... nel momento fetish, allora, primo posto abbiamo capito lei. Classifica, secondo... Secondo, se dovessi scegliere, ecco. Secondo. Secondo, ok. E terzo? Va sulle calze. Giuro. Terzo? I don't know. Hai detto che prima non potevi votare nulla. No, perché lo so. Vabbè. Terzo, quindi. Capisce poco lo zio dai capelli duri. Con le calze. Togliti le calze, voglio vedere i tuoi piedi. Pettinateli. Capisci? Se vuoi, eh. Va bene, no. Ci sta, rispetto. Ok, quindi terzo? Terzo. E quarto, ok. Allora, nel momento del fetish, qua è finito il momento del fetish. Abbiamo finito, quindi le abbiamo messe una loro classifica forzata, però ci sta. Vi giratevi. Qui, uno qua e l'altro qua. Allora, boom! Siamo ritornati, capisci, no? Terzo round, già lo sai. Allora, terzo round abbiamo alzato il livello del gioco, già lo sapete, abbiamo alzato la tenda. Adesso i due vedono, ma non troppo, il giusto, diciamo. Allora, parti te o parte... Avete via libera di chiedere qualsiasi domanda a 1, 2, 3, 4, qualsiasi domanda. E però ne dovete eliminare uno in questo giro. Ok. Una deve per forza andare, quindi resta a voi. E dovete andare, cioè, essere d'accordo tutti e due. Va bene. Buono, ok. Numero 2, il posto più strano in cui l'hai fatto? Il posto? Strano in cui l'hai fatto? Il posto più strano proprio. Boh, non mi ricordo. Ne ha fatti tanti. Ma te? Hai detto non ricordo. Vabbè. Ok. Te non sgravare. Hai scritto una domanda. Faresti mai una cosa a tre? E se sì, perché? No. Okay. A tre no. Ah, perché no. Sono gelosa. Ah, sei gelosa? Sì. Ah, non ti piace condividere? No. Wow. Ci sta. Se ti dessi 20 euro, cosa ci faresti? Con 20 euro o compro vestiti, pure ci va a fare serata. Ci sta, dai. Numero 1, qual è la tua posizione preferita? Qua vuoi sapere un po' troppo. Ovvio, minchia. E quindi? Non rispondo. Mamma mia. Una cosa imbarazzante che ti è capitata a letto? Tipo? Nessuno. Ah, giura? Sono stati bravi? Bravissimi, guarda. Ai. Bisogna assaggiare prima di una relazione o dopo? Dopo, ci sta. Quindi sei una a cui piace fare relazione? Sì. Ok, questo è numero 4. Chiedilo anche a lei. Numero 4, stessa domanda. Cos'è che hai detto? Stessa domanda che ho fatto alla 1. Se lo ricordo. E assaggiare prima di una relazione? Dipende. Da cosa? Dalla serata, dal mood.
tante quindi cose. Se uno ti sa prendere bene in quella serata... Sì, perché no, scusami. Ah no, io chiedo. Tu, numero 3, cosa ne pensi? Che non ti deve interessare questa e mi devi fare domande un po' più interessanti. È interessante questo. Su. Questo è interessante, per me mi sembra interessante. Fai un altro tipo di domanda. Ok. Ma oltre al sesso non sapete fare altre domande, scusate. Cioè, un po' di intelligenza, scusate, qua l'intelligenza manca. Manca molto. Ma... domande scritte, però. Oltre a non lavarvi i piedi, sapete fare qualcos'altro? Spiegami. Oltre a non lavarvi i piedi, cioè, sapete fare qualcos'altro? Eh? Ti sei pulire il culo tu? Io sì, minchia. Io da quello che vedo dai vostri piedi non sembra, Vabbè, continuiamo. Tranquilla, tranquilla. Io se vi porto a uscire, cose così, dove mi porterete? Cioè, io voglio uscire, però non ho idee. Cioè, tu dove vuoi uscire? Sì, cioè, io vorrei uscire, però non so dove. Sono io, ragazza, devo portare te fuori? No, io vorrei uscire, ma non so dove, perché non ho idea, perché ormai siamo usciti da tutte le parti ormai, quindi vorrei che tu mi dassi qualche idea. Dipende che tipo di cosa vuoi fare, se sei un tipo adrenalinico. Solo mangiare, tipo? Solo mangiare, un po' più di adrenalina, no. Eh? Un po' di adrenalina non la vuoi provare? Cioè, tipo, tu cosa mi proponi? Salto dal paracadute, bungee jumping. Ma sincero ci sta? Ci sta? Minchia, secondo me sta qua ti vuole uccidere. Okay. Esatto. Secondo me... controlla il paracadute prima di buttarti. Anzi, io invece di saltare lei mi vuole tirare un calcio. No, 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 controlla il paracadute prima di saltare. O la corda prima di buttarti dal bungee jump. Sono già messaggi che... tu, numero 2? Dimmi. Stessa domanda. Non so dove uscire. Cioè, io vorrei uscire, ma non so dove. E io ti sto dando il consenso a te di uscire o fare qualcosa. Tu cosa fai? Boh, tipo un giro in città. Ma se siamo già usciti in città? Qualcosa di nuovo, capito? Boh, a cena fuori. Ma paghi te o deve pagare la tipa? No, ovvio che pago io, ma se, cioè, io voglio uscire. Anzi, chiedi quale sarebbe il vostro appuntamento ideale. A cena fuori. Ok. Te, numero 1, appuntamento ideale. Appuntamento ideale? Sì. Per conoscerci o che già ci siamo conosciuti? Quindi no, vuoi... è la prima volta che ti ho scritto su Instagram, abbiamo parlato un po' e ti chiedo di uscire. Quale sarebbe il tuo appuntamento ideale? Magari alle giostre. No, ci sta, ci sta. Provare un po' le attrazioni lì e poi... non lo so, magari mangiare sotto le stelle, parlare. Sei una tipa un po' romantica. Romantica no, voglio testare la tua intelligenza. Ci sta, ci sta, ci sta. Te invece, Rose? Rifai la domanda. E quale sarebbe il tuo appuntamento ideale? L'ho detto prima, cena fuori. Ok, va bene. Numero 3? A ballare latino, siccome so che non ti piace, andrei da sola. Che tipo di latino? Chi hai detto che non mi piace poi? Salsa, baciata, reggaeton. Latino, amore. Vale, è tutto questo insieme. Ah, vuoi parlare? Oh, okay, ci sta. Chi è che ha detto che non mi piace poi? Ha detto che non mi piace. Non risponde, vabbè. Numero 4. Posso passare a questa domanda? Come mai? Non me la sento come mai. Non hai un appuntamento ideale? Al momento no. Ok, andiamo. Va bene, dai, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Numero 1, faccio un'altra domanda. Dopo quanto deve passare prima di fare qualcosa? Non è che misuro con il calendario, col timer o con qualunque altro tipo di strumento. Alcune ragazze hanno il proprio tempo, dicono tipo dipende. Un anno, così. Cioè, se sto insieme ad una e quella persona mi piace o sono attratta sia mentalmente che fisicamente, cioè può passare anche poco, come può passare anche tanto, dipende dal tipo di persona. Ci sta, bella risposta. 2? Secondo me appena una se la sente. Va bene. 3? Quando una se la sente. 4, immagino la stessa risposta. Sì, quando me la sento. Vabbè, ci sta fatto. Cioè,
Cioè, quindi aspetta, aspetta. Ritorniamo indietro, come Lil Baby. Ascoltami. Quindi tu mi stai dicendo che se io in mezz'ora ti riesco a rimorchiare, numero 4, ti riesco a rimorchiare, quindi tipo tu me la dai subito? No. Ah, ok. No, volevo che volevo. No, no, resta con i piedi per terra. Eh? Resta con i piedi per terra. No, ma mai, fra. Devo fare una domanda. Volevo capire la tua risposta. Sì, sì. Like, what? Prossima domanda. Una relazione deve essere 50-50 oppure il tipo da tutto e la tipa riceve? Allora, 50-50 no, per niente. Proprio la cosa più brutta che ci possa essere. Come? Eh? Aspetta, fai finire di rispondere. Nel senso, se usciamo, metti caso esco con un tipo, se capita di pagare, cioè usciamo a cena, arriva il conto, il tipo fa paghiamo 50-50 e cioè penso che mi cadrebbero le palle, sinceramente. O paga lui o pago io. Nel senso, per me non esiste pagare 50-50. Ah, quindi o pago tutto uno o paga tutto l'altro. Esatto. Ho capito, capito. Quindi se al primo appuntamento paghi tu... Ah, com'è? Se al primo appuntamento pago io scappo. Cioè... Hai detto tu o pago uno o pago l'altro. Vabbè, parlo a lungo andare, sinceramente. Ah beh, ho capito, capito. Il primo appuntamento deve pagare il tipo. Sì. Ok, ci sto. Rose? Secondo me 50-50. Come mai? Boh, cioè... tutti e due si devono impegnare. Capito? Ma ci sta, ci sta. Tre? Pago io perché l'uomo sono io. Mai. Aspetta. Ci devi dire aspetta, qualcosa. Numero 3, ci devi dire qualcosa. Che noi non sappiamo ancora. Sei curioso? Dalla tua risposta, ma un po' confuso, però. Beh, se vuoi scoprire, sta a te, mica a me. Ehi, volete scoprire voi? Ma bro, ma. Tu glielo stai dicendo, non a me. No! Oh. Cerca conforto, il ragazzo col cappello. Cerca conforto. Non vuoi scartare? Oh! Ok. Allora, l'ultima. L'ultima, te invece? È un 50-50 oppure il tipo paga? 50-50. No, ci sta, dai. Yeah. Ok. Allora, praticamente... Adesso no, visto che ne dovete eliminare una. Avete fatto un po' di domande. Belle, alcune brutte, alcune soft, alcune spinte. Però adesso andiamo, cioè, nella fase finale. Dovete per forza, cioè, vedere nel minimo dettaglio quello che volete vedere ed eliminarne una. No, non c'è da vedere, tranquillo. Non c'è da vedere? Vuoi vedere quello? Cosa volete vedere? No, quello che non voglio vedere è quello. Ah, non vuoi vedere quello? Sì. Ma non... Quindi, cioè, numero 3. Numero 3? I maschi. Io non voglio maschi. Non vuoi maschi? Numero 3 hai qualcosa da dire? Non mi dispiacerebbe essere eliminata per questi. Wow. Già. Ok, sei eliminata lo stesso, non è che cambia. Grazie, mio amor. Quindi... Ciao, fra. Eliminata così. Cioè, è la vostra risposta definitiva. Sì. Numero 3, esci. Sì, sì. Allora, il numero 3 è lei. Vi piace la vostra risposta? Non vi piace? La decisione, com'è stata? Presa troppo in fretta? O... No, non ha spaccato che ha detto che è un uomo. Cioè... Quindi... Cioè... Hai scassato tutto, eh? Ah, quindi, cioè, ti stai pentendo di averla eliminata? No, hai scassato tutto. Cioè, stava andando bene, volevi fare quella ragazza con carattere e tutto, poi, boom, ti sei bucata dicendo che sei un uomo. Perché io sono un uomo? Per il modo in cui io si mi comporto da uomo. No, perché un uomo, cioè, non ci possiamo essere due uomini in casa, cos'è? Ma si vede che sei una femminuccia? Non mi frega. Si vede un sacco. Ah, va bene, ok, e allora? Cioè, infatti sono io l'uomo! Se le ruoli si sono scambiati, te invece... Cioè, la tua decisione. No, è perché, appunto, come ha detto lui, non voglio due persone che si contrastano ogni volta. Ah, perché la relazione deve essere, capito, una cosa tranquilla. Sì. Devi tornare a casa che deve essere la tua pace, non uno scontro. Ah, ok. Quindi non vuoi altri uomini in casa a parte te. Non c'ho problemi fuori. Devi tornare a casa, c'ho altri problemi.
Perché comunque io cerco una persona con un carattere più forte del mio. Non esiste. Sì, ma nessuno deve cercare di vedere a bada. Nessuno sta facendo una, nessuno sta facendo infatti, una gara senza carattere. No, nessuno sta facendo una gara per chi ha il più carattere più forte. Che cazzo di senso ha? Più forte di me deve essere, non di meno, tu sei meno. Ma nessun uomo vuole. No, tu stai cercando una gara, io non ho voglia. Giudichi che fai più schifo delle tipe. Okay. Giudichi, perché? E allora? Questo è un gioco, non devi stare a giudicare. Ok. Io sto giudicando perché me l'hanno chiesto. Ma che cazzo stai? È certo che stai giudicando. Fammi un favore. Sei eliminata? Certo. Sai quando tipo elimini una persona su un gioco che è morto? I morti non parlano. Yeah. Vai via! Per favore! Va bene, ciao! Ciao, 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 ciao! Oh. Arrivederci! Mi dispiace, ma... numero 3 è off. Il gioco continua, si va avanti. Boh, ragazzi, giratevi. Allora, venite un po' avanti. Sto io in mezzo. Uno qua. E uno qua. Boh, allora, abbiamo visto la situa, no? Adesso... si vede il petto di tutti, si vede proprio quasi tutto il corpo. E ragazzi, com'è? Ci sta? Sì. Fino adesso, chi ti colpisce? Non lo dico, non lo non dico. Dici adesso? Ok. Tu invece, fino adesso, chi secondo te in base al corpo ti colpisce? In base al corpo non giudico in base al corpo. Okay. Guardo più la testa, quindi... Più la testa. Ok. C'è qualcosa che dovete chiedere in questo round? Qualsiasi domanda. Numero uno, quanti tatuaggi hai? Uno. Uno e basta? Sì. Solo quello? Esatto. Oh, ne devi fare ancora in futuro? Vorrei. Ok. Cosa c'è scritto nel tatuaggio? Infatti. Diana. Cosa? Diana. Ah. No, non mi chiamo Diana. Ok. Puoi far vedere il tatuaggio? Ok. E chi è Diana? Mia zia. Ok, va bene. Ok, va bene. Altre domande? L'anno. Ecco. Che anno siete in tutto questo? Sì. Ok. Non l'avevo messo, mi sono dimenticato. Che anno sei? 05. 2005. 02. Vai. Ci sto. Ok. Allora, questo round è tosta. Allora, dovete cercare di eliminare una di loro. Quindi, se volete pensare insieme, così in base alle... Sì, in base alla... Se volete chiedere altro, comunque potete chiedere. Quanti ex avete avuto? Uno. Vabbè, no, vai a parte la 3. C'è già il microfono. Io? Mm? 13. 13 ex? Sì. 13? Non respiro. Ma... Ok. Va bene, numero 2. Numero 2. Ex non body count. 3. Ok. 2. Ok. Come mai è finita la vostra ultima relazione? Sincerità. Ho capito di non amarlo e non mi piaceva. Ok. Cos'è che è? Ha capito di non amarlo e non gli piaceva. Cioè non è mai sfociato nell'amore, quindi... Ok. Certo. Non illudere. Bravo. 2. Non mi piaceva, quindi... Ok. 3. Non funzionava. Ok, domanda. Avete mai fatto corna? Sì. Ok. 2? No. Sì. La verità, eh? Sì, ok. Sincero, apprezzo l'onestà della 3. Anche se... Non è bello, però almeno è stato onesta. Anche la 1, la 1 ha detto sì, poi. Ah, ha detto sì? Sì. Ah, ok. Ah, allora siete due oneste. Non lo so. Vuoi fare un'altra domanda? Ma prima c'è il micro, c'è il metro. No, è troppo wild. È troppo wild. Chi dirlo? Tanto. Come faccio a tipo formularla bene la domanda? Quale sarebbe la vostra lunghezza ideale? Cioè qua il metro. Passi. Vabbè, ok, non capito. Ti posso portare io il metro? No, rispondi pure. Cioè, l'ho portato apposta. Farlo. Sì, l'ho portato apposta. Il metro qua. Sì, sì, ho capito, però se cioè la lunga non so usarlo, pure c'è. Cioè, no, vale qual è il vostro massimo che tipo capito mi ha gasato, mi ha ucciso? No, ce ne sono. Faccia duro o morbido? Duro, tranquillo. La testa su. Chi è che lo fa? Che c'è scritto? Ok. Esatto.
Vediamo. 18, minchia. 18. Spinge, però. 18. No, ok. Numero tu? Scherzando, 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 scherzando. Hanno mai sentito? Oh no, damn! Devo fare così? Damn! Devo fare così? Così. Ok. 18 anche te? Ok, 18. Io però spingono. Yeah. La 3? La 3 che c'è? Sparo un 20. Sì. Sparo un 25. Sparo un 25. Ehi! Lo sapevo. Ehi, ehi, perché... Ehi, ehi! Quello che è 18. Ok. Quello è sbagliato. Allora, 20, 21 e mezzo. 21 e mezzo. Vaccade! Sogna, sogna. Sogna ad occhi aperti. Stai dicendo a te? No, tranquilla, tranquilla. Ancora che sei fuori, sei fuori, chiudi la finestra, per fuori. Ok, 22, 21 e mezzo, va bene. Cazzo, lui spinge proprio. Sì, 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 sì. Damn. Spinge forte, push in P. Ok, allora, altre domande? No, 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 basta. No, ok, allora... In base a come hanno risposto, in base a quello che avete visto, dovete decidere di eliminare una. Volete pensare insieme? Loki. Non sentiamo niente, capisci? Una fuori che sta volando. Ok. O oh, ancora. Anzi, ultima domanda. Basta. Ultima domanda. Alla 2 e alla 3. Body count. Accendi il microfono. Vero. Microfono? Sincerità. 2. 2. Body count. Alla 2 e alla 3. Non te la sei di rispondere? Allora passa al 3. Passa alla 3, passa alla 3. Che cosa, scusa? Body count. Che? Quanti tipi ti hanno dato? In che senso? Con quanti tipi hai scopato? Ah, con quanti tipi ho scopato? Sì. Circa. Zero. Zero. Fuori, fuori. Togli. No, dai, scherzo, scherzo. Ok, ok. Isma, vieni. Mi ha fatto 331. No, 3, 3. 3. Come 3? Ha detto che c'ha 13 ex. Diablo, che habla d'ora, Dios mio. Fra un mal di testa, vecchio. Togli la 3, togli la 3. Ok, allora... Vogliono togliere il numero 3, quindi il numero 3 è eliminata. Vieni, passa da dietro, ok. Allora, ecco il numero 3. Allora, cosa ne pensate? È carina. Vieni, vieni, Isma. È carina, è carina. È carina? Sì. E ti sei pentita di averla eliminata? L'ha eliminata lui, mica io. Tu che avresti eliminato? Tu? Io lo so. Sentiamo, ormai, no, sentiamo. Ormai sentiamo. Chi avresti eliminato? Ormai è eliminato. No, però. No, tranquillo. C'è tempo. Due. Sì. Due. Come mai? Quindi volete eliminare tutto? Pensavo che era due. Tu, Infra. No. Ok. Tu per furbo. Pensavo che era il mio, tu, Infra. Minchia, mi hai deluso. Perché avresti eliminato il due? Non mi piace. Non dà risposta concreta, più che altro. Capito. Ok. Posto, ok. Numero 3, a posto, grazie. Arrivederci. Ok, boh. Adesso siamo arrivati all'ultimo round. Le due ragazze devono venire qua fuori. Voi dovete vedere in faccia e tutto. E in base al corpo, in base alla faccia, in base a... Chiederai un po' di domande, no? Uh-huh. E alla fine deciderete chi spacca di più, che ha vinto tutto. Ok. Quindi tutte e due venite qua davanti. Ok. Allora, sono qua fuori. Cosa ne pensi? Vedendole in faccia. Sono delle belle ragazze. Belle ragazze. Molto belle, sì. Molto sì. Belle. Ok. Allora, al primo impatto, chi ti colpisce di più? Sinistra. Lei? E perché? Che tipo di caratteristica ha? No, un bel viso. Un bel viso. Mm-hmm. Anche a me, è una build che ci sta, mi piace. Però intanto alza lo sguardo. No, una build che ci sta, ho detto build, vuol dire cosa? Il microfono. No, ti stavo per chiedere una domanda. Vai. Una domanda, vai. Ti riesci a togliere i tacchi? Vuole vedere quanto sei alta? Ti aiutiamo? Oppure togliene solo uno così. Così scarsa? A posto. A posto. Voi li tengo così. Volete che gli dia qualcosa?
Di che nazionalità siete? Russia e Ucraina. Non si faccia. Ok. Altre domande? Tu che domande vuoi fare? Io non voglio fare domande. Ok, non vuoi fare domande. Tu? Di che città siete? Parma. Ancora. Perché hai risposto? Perché? Parma è un problema. Cazzo. No, ora rispondete, dai. No. Dovete rispondere voi. Ce le teniamo noi. No. Dai, sentiamo. No. Cos'è, non hai le palle? Su, parla. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Parla, non dai. Non ce l'ho, sì. Non ce l'ho. Boh, ma non cambia. Wow, sei di Parma. No, su Parma sentono tante cose per quello. Okay. Le tipe fanno un po' le... Quindi solo perché di Parma... Le tipe fanno... No, perché sei solamente di Parma. Non hai detto ancora niente. Tranquillo, non te lo... Non tutte, però molte fanno le furbe. Gente, vuole fare Hitler. Furbe? Hitler, come? Cioè, vuole protestare a caso. Te invece, di dove sei te? Che non mi ricordo. Ancona. Ok. Lontano, eh. Lontano. Molto lontano. E ci andresti per lei? No. No, è troppo lontano. Ah, troppo lontano. No. Tu invece? No. Ancona no. Vai a Parma? Parma è più vicino. Parma è più vicino. Però okay. Dipende dalla persona. Quindi, ragazzi... Perché no, lì c'è gente strana. Tranquillo. Parma, cosa avete combinato? Posso dire una cosa? Vai. Cioè, prima avete rotto le palle a lei per il fatto che non volete un altro maschio a casa, però poi non vi fate qualche oretta di viaggio per andare a trovare un... Ma io me ne sono fatte. Io ho detto dipende dalla persona. Io dipende dalla persona. Per una ragazza che non mi piace, scusami. No, ok. Dai. Cioè, non è... Io detto dipende dalla persona, perché una tipa può essere vicina, ma... Un po'... Va bene. Ok, dai, concludiamo. Quindi voi volete scegliere chi di loro due? Volete pensare Vuoi insieme e scegliere? Le altre domande prima. Quella è la numero uno. Passa. Posso? Sei il numero due, vabbè. Io scelgo la uno. Scegli il numero uno, ok. Tu invece? La uno. Ok. Quindi, una cosa a tre? No, bro. Mai. Ok. Allora, quindi sì... Volete eliminare il numero uno? Cioè, no. Numero due. Eliminiamo lei. E lei lo teniamo. Va bene. Allora, è stato un piacere. Amen. Ci vediamo dopo. Ok. Boh, quindi, come abbiamo visto, venite ragazzi vicini. Allora, quella che spacca di più oggi è stata lei. Perché l'avete scelto? Uno perché era... Tra le altre era quello che dava le risposte un po' più velocemente e poi non sembrava che sparava troppe cavolate. Okay. Lo voleva fare solamente per il content, capito? Che voleva tipo fare la grossa, quindi ci sta lei, sì. Quindi tu stai dicendo che tutto quello che ha risposto l'ha fatta apposta, come si è atteggiato? No, tipo come l'ha risposta, ha risposto anche bene. Cioè non come le altre ragazze che volevano atteggiarsi un po', come certa gente al vestito giallo e dominicana, capito? Quindi sì, ci sta. Ok, adesso una domanda a lei. Chi sceglieresti tra loro due? Devi scegliere. Non lo so, cioè... Vuoi chiedere qualche domanda prima? O cioè, in base al loro fit, in base... Devi scegliere uno di loro, perché devi andare con uno. In base alle risposte, mi è piaciuto di più lui. A lui. Quindi, Isma... È stato un piacere e ci sarà per la prossima volta. Boh, ragazzi, allora la coppia di oggi e loro due hanno spaccato di più e quindi ci vuole un bel abbraccio fra di voi. Ok, allora loro vanno insieme e quindi poi fatemi sapere tra un anno i figli e tutto come è andato e niente. Oggi abbiamo creato una coppia. Anche una settimana ti facciamo sapere. Una settimana? Oh shit, ok, va bene, dai ragazzi. Allora, sì, la coppia di oggi sono loro due e possono andare insieme. Abbiamo creato una coppia, ragazzi. A dopo, ciao. Ok, va bene. Ciao.